Il 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell'Ostetrica in più di 50 paesi in tutto il mondo e anche in Italia. La prima giornata è stata istituita nel 1987 in occasione della Conferenza Internazionale delle Ostetriche. Lo scopo e l'obiettivo di questa giornata è quello di porre l'attenzione sull'elevato ruolo sociale e sanitario che ha l'ostetrica in tutto il mondo. Il suo ruolo chiave nell'assistenza e nella tutela della salute della donna in tutte le fasi della sua vita. La figura professionale dell'ostetrica ha subito tanti cambiamenti nel corso della storia. È una figura che però ha origini molto antiche. Tante sono le ostetriche che hanno dato un segno importante proprio nella storia dell'ostetricia. La prima che voglio ricordare è Fenarete. Fenarete, una donna ateniese, un'ostetrica, una levatrice, nata intorno al 490 a.C., mamma di Socrate. Socrate ha istituito, ha creato tutta la sua filosofia proprio sull'ars maieutica, che letteralmente significa l'arte della levatrice. Come il filosofo riesce a tirar fuori dalle persone l'anima e il pensiero logico, così l'ostetrica riesce a tirar fuori quelle potenzialità, quella capacità innata di occuparsi del proprio stato di gravidanza, della propria vita, ma soprattutto di occuparsi del proprio bambino, quindi l'attuale empowerment. All'interno della Bibbia, nel libro dell'Esodo, si ricordano due levatrici egiziane che hanno contribuito tantissimo, salvaguardando la vita di tantissimi bambini, Sifra e Pua. Loro infatti hanno sfidato il potere del faraone che aveva ordinato di uccidere tutti i primi figli maschi delle donne ebree, le hanno protetti e le hanno salvati, quindi la loro azione viene ricordata nel libro dell'Esodo. L'ostetrica è quella figura professionale che ha un onore importantissimo, quello di partecipare ogni giorno al miracolo della vita. Una vita che nasce, una vita che prepotentemente viene fuori con un grido di dolore. Ricordiamo che il dolore del travaglio del parto è l'unico dolore riconosciuto in medicina che non è associato né a una patologia né a una malattia, ma è un dolore utile e necessario per far sì che appunto una vita abbia inizio. L'ostetrica è la figura professionale deputata alla fisiologia, la tutela, la protegge e la salvaguardia. L'ostetrica è colei che ha l'autonomia professionale di seguire dall'inizio alla fine tutto il percorso nascita di una gravidanza considerata a basso rischio ostetrico. Da un punto di vista sociale e storico stiamo attraversando un periodo, noi professionisti sanitari, sicuramente non facile. Voglio ricordare che tutti i giorni, tutte le mie colleghe in tutti gli ambiti assistenziali, sala operatoria, sala parto, ambulatori, reparti, in tutti gli ambiti assistenziali svolgono un lavoro stupendo, un lavoro particolare, un lavoro però molto difficile, molto arduo e impegnativo. È giusto ricordare il loro impegno, è giusto ricordare l'eccezionalità della loro assistenza in questa giornata, soprattutto in questa giornata, ma non solo in questa giornata. È giusto proprio valorizzare la nostra attività lavorativa sempre. Mi appassionava al mondo della gravidanza già quando ero più piccola. Poi ho scoperto del corso di laurea in ostetricia quando ero alle scuole superiori. Qualcuno me l'ha nominato, io mi sono un po' buttata ed è stata la scelta migliore che abbia potuto fare perché una volta arrivata ho confermato il fatto che non potevo scegliere altrimenti. Ho scoperto che l'ostetrica non si occupa solo della sala parto e della gravidanza in generale, che ha delle competenze anche nella prevenzione e che segue la donna dall'età mestruale fino alla menopausa. Per fare questo lavoro serve tanta passione, è necessaria e senza questa fondamentalmente sarebbe un corso di laurea quasi impossibile da fare. È impegnativo particolarmente perché bisogna bilanciare le tante ore di tirocinio con lo studio teorico, ma appunto, se c'è dietro la passione, si riesce a fare. Paragono il mio corso di laurea a un travaglio di parto. Ci sono dei momenti in cui la contrazione è al massimo. Il dolore è fortissimo, quindi siamo super impegnate e non sappiamo come saltarci fuori. Poi c'è il momento di pausa, dove realizziamo il corso di laurea che stiamo facendo e siamo felicissime e eccitatissime. E poi, dopo un bel po' di dolore, arriva e nasce il bambino e noi otteniamo la laurea. Ho cominciato il tirocinio presso il Policlinico di Modena avendo alte aspettative e sono state tutte un po' rispettate. Ho trovato delle professioniste che lavoravano con empatia, rispetto e ho imparato anche che a volte
la parola non è necessaria, ma l'ostetrica professionista capisce la donna con uno sguardo e che il silenzio a volte vale più di mille parole. Tra pochi mesi concluderò il mio percorso di studi e mi laureerò. Dopo la laurea mi aspetto di continuare a studiare perché la nostra professione necessita di continuo aggiornamento sia per quanto riguarda le ricerche scientifiche e le evidenze scientifiche, sia per continuare ad adeguarci al cambiamento della donna, perché oggi come in futuro i bisogni della donna cambiano, ma anche della coppia, ed è nostro dovere adeguarci ad essi. Da un punto di vista sociale e culturale, i corsi di laurea delle professioni sanitarie stanno perdendo un po' la loro attrattività. Per noi puntare e potenziare più che possibile l'orientamento in ingresso è quindi un obiettivo importante. Arrivare con lo futuro studente, arrivare a lui o a lei prima dell'immatricolazione, affinché abbia tutte le informazioni e tutte le conoscenze per fare una scelta quanto più consapevole possibile. Perché iscriversi al nostro corso di laurea, ma soprattutto intraprendere la professione di ostetrica o ostetrico, deve necessariamente essere una scelta fondata sì sulla ragione, ma anche e soprattutto sul cuore. Noi ostetriche siamo ostetriche o ostetrici sempre. Lo siamo in turno, lo siamo a fine turno, lo siamo a casa, con gli amici, in famiglia, lo siamo al ristorante, lo siamo al bar. Essere ostetrica significa realmente esserlo a 360 gradi. È vero, una delle professioni più impegnative, più difficili, più ardue del mondo, ma la certezza è che è la professione più bella del mondo.